Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, bentornati. E da un po' che non carico video, c'è stato un periodo in cui non sono stato in Italia e però ho avuto modo di leggere alcuni libri. Quindi questo video vuole essere un assunto delle mie letture di quest'estate del 2016, da più o meno maggio fino ai primi di settembre. Ho letto numerosi libri, Goodreads mi aiuterà a capire che libri ho letto perché, essendone parecchi, questo social network di libri che consiglio a tutti di iscrivervi è un'ottima promemoria ed è anche una libreria virtuale che insieme con Anobi sono fra quei social network che agevolano, secondo me, il ricordo dei libri dal punto di vista statistico per le recensioni. Quindi di seguito vi dirò i libri che ho letto. Allora, i libri che ho letto sono XXI secolo di Paolo Azzardi, poi ho letto La principessa del Burundi di un autore norvegese Eriksen, poi Dracula di Bram Stoker, Le città invisibili di Italo Calvino, Delitto e castigo di Fyodor Dostoevskij, Dopo il banchetto di Yukio Mishima, La storia di Elsa Morante, Felici felici di Jasmine Reda, Per il Nero di Giuseppe Ferrandino e Stupore e Tremori di Amelino Tom. E ora ho lettura un libro di Domenico Starnone, Via Gemito, che ho iniziato appunto nel periodo estivo, ci mette un po' di tempo perché lo sto leggendo con calma. Tutti questi libri, diciamo che cartaceo, sono stati solo dopo il banchetto, la storia, iniziato in cartaceo, proseguito in ebook, mi sono comprato anche ebook, e La principessa del Burundi, che ho avuto per regalo, stesso dove ero, in Agios, nelle Cigladi, in Grecia. Saluto tutti, eventualmente, le persone che mi hanno incontrato lì. Iniziamo con il primo dei libri che ho letto, ed è stato La storia di Elsa Morante, un libro meraviglioso, un libro scritto negli anni 70, uscito direttamente per la collana Gare gli Struzzi, in versione economica, che ebbe un successo straordinario e che la scrittrice redasse in 3 anni. Pretese la tiratura nei tascabili appunto per una massima diffusione. Nell'incipit, nella dedica iniziale, in spagnolo dedica questo libro agli analfabeti. Il libro si struttura in questo modo: c'è un'operazione storiografica rispetto agli anni dalla fine della prima guerra mondiale fino al secondo dopoguerra. Ogni capitolo di cui è diviso il libro è diviso attraverso un periodo storico, quindi ne sono dal 39 al 41, dal 40 al 42, quindi inizio capitolo ci dice cosa succede in Europa e poi inizia il capitolo e la storia narrativa rispetto a, si permea agli avvenimenti ovviamente che succedono dal punto di vista storiografico, ma si parla di una famiglia particolare, di una donna che avrà una famiglia composta da solo suo nucleo, da lei e i suoi due figli, una maestra che affronterà i problemi della seconda guerra mondiale e del secondo dopoguerra spesati e vedremo come la storia, ovvero l'oggetto vero e proprio, la cullerà e ne influenzerà la vita. È un libro di un'importanza capitale, fondamentale, che tutti dovrebbero leggere, di massima diffusione, un libro da 5, 6, 8.000 stelle, scritto in un modo divino. Credo che la Morante ad oggi sia la mia scrittrice italiana per eccellenza, penso una delle migliori penne italiane a tutto tondo. Mi si parla molto bene anche della Fallaci e credo che anche la Fallaci sia una delle mie prossime letture. Come apice della letteratura italiana narrativa e non solo dal punto di vista di penne femminili. Quindi un libro stupendo, una storia straziante, personaggi come Giuseppe, la stessa madre, che ci regalano delle immagini meravigliose. Un altro libro che mi ha impressionato, scritto nell'Ottocento, mi pare, di Bram Stoker, di cui ho visto il film di Francis Ford Coppola, mi pare, Dracula, scritto sotto forma di diari che si intersecano e si alternano. Si alternano veramente, e racconta la storia appunto di questo conte Dracula, però vista non dalla prima persona del conte, ma dalle persone che si relazioneranno con lui. Il finale, in effetti, non mi è piaciuto molto, ma è un libro che si lascia leggere ed è credo un cult del genere. La principessa in Burundi è un thriller molto carino,
ambientato a Uppsala, in Svezia. Si parla di quest'uomo che ha una passione per i pesci e di come in questa serie, questa Eriksen, c'è questa ispettrice che aiuterà di fatto a capire quale sarà l'assassino. Stupore e tremori di Amélie Nothomb è autobiografico, parla di lei, ragazza belga cresciuta in Giappone, che viene assunta da una multinazionale giapponese, ma lì viene discriminata, vessata e vero e proprio mobbing. Quindi una persecuzione ai limiti dell'inverosimile, per cui la traduttrice lei addirittura sarà incaricata di cambiare la carta igienica nei bagni. Però lei non si rassegnerà e porterà a termine il suo anno di contratto. Felici felici, Jasmine Reda, il titolo è preso da una poesia di Borges. Sono una carrellata, a volte anche una carrellata di coppie, divisa ogni capitolo per un componente, quindi uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, e vedremo l'amore visto da queste due, diciamo, parti, dall'uomo, la donna, all'interno delle coppie, le vari tradimenti, le varie emozioni. Scritto veramente bene, un libro piccolino, edito da Adelphi, che mi ha interessato, una scrittura particolare. Un libro molto carino, sembra banale dire carino, ma lo è, di una scrittura sempre meravigliosa, è di Yukio Mishima, Dopo il banchetto. Io di Yukio Mishima ho letto Confessioni di una maschera, Musica, questo è il mio terzo libro suo, è un libro che parla di questa donna, ristoratrice che si innamora di un politico, dedica tutto a questo politico, vedremo come poi la vita la porterà o a tornare sui suoi passi, e poi anche emerge il personaggio di questa donna che si dona tutto se stessa per l'amore. È molto importante ribadire di come è meravigliosa come Mishima riesce a incarnare e a descrivere benissimo la psicologia femminile. Perica e Nero, Perica e Nero, Giuseppe Ferrandino, storia editoriale particolare, prima edito in una casa editrice napoletana, poi che è fallita, riedito da Radelfi. Ultimamente è uscito libro, un film di una coppia Scamarcio-Golino, con Scamarcio protagonista, Golino produttrice. Credo, variando un pochino la storia, perché mi pare sia ambientata da immigrati italiani in Germania, invece qui la storia è ambientata a Napoli, parla di questo scagnozzo, di questo Pericle, Pericle detto appunto il Nero, che fa dei lavori sporchi, diciamo, fa il mazzo alla gente per conto di un padrino locale, e non scendiamo nei dettagli, e di come lui farà uno sgarro, di come si cercheranno di il passato, il suo presente, cercherà di stringerlo, volendolo ammazzare, e vedremo tutto quanto si svilupperà attorno a lui. Un hardboiled, si può dire, all'italiana, scritto molto bene, in napoletano in alcuni tratti, coinvolgente, breve, ma molto interessante. XXI secolo, Paolo Zardi, Neoedizioni, distopico, qualche tempo fa raggiunto magari 12 o la cinquina, forse più 12 del primo strega, distopico di un moderno XXI secolo allo scatafascio, lo scatafascio che si anche, diciamo, specchia nella vita di questa famiglia, la famiglia del protagonista, una famiglia esemplare, con mille difficoltà, ma che tira avanti, però poi c'è una scoperta dalle prime pagine di un cellulare segreto che fa emergere una vita parallela della moglie. Quindi tutti i dubbi del XXI secolo vanno a scalfire anche questa famiglia che, su fragile fondamenta, cercava di sopravvivere come una zattera in mezzo al mare tempestoso di questo secolo alla deriva. Alla deriva, però, c'è un messaggio finale di forse non so quanto a portata, ma che, diciamo, chiude bene il libro. Il libro forse un po' troppo breve, mi sarebbe piaciuto un pochino approfondirlo di più, però è stata una ricerca, penso, del protagonista e dello stesso autore, che fa emergere in questo modo la figura dell'autore di questo XXI secolo. Mi piace tratteggiare attraverso questa narrazione parallela della vita della famiglia rispetto all'ambiente circostante. Le città invisibili, Italo Calvino, lo so, il mio primo libro di Calvino, Marco Polo racconta Gengis Khan, in una carrellata, capitolo per capitolo, delle città del regno di Gengis Khan, appunto all'imperatore. Marco Polo ovviamente racconterà le città attraverso le emozioni, inventando cose straordinarie, città dei morti. È un libro bellissimo, un libro scritto dignamente, torna a ripetere. Di essere sincero, tutti i libri che ho letto mi sono piaciuti. Forse un po' meno Stupore e Tremori, perché
è un pochino la vessazione, ma un po' ansiato, come anche Felici Felici, sì, libro molto carino, ma non più di tanto, non lo consiglierei. Ultimo libro, libro per eccellenza, Delitto e Castigo, Roja Romanerie Raskolnikov, ragazzo che, studente di giurisprudenza, a cui mi ci si immedesimo perché sono laureato in giurisprudenza, fuori sede, si lascia travolgere dalla vita, va nell'indigenza, abbandona gli studi, viene preso da manie, mangia poco, non dorme, viene assillato da un'idea, perde da quell'idea, ne subisce le conseguenze. Nel frattempo c'è una carrellata di uomini e donne che gli danno una mano e che con lui hanno e interagiscono. Il delitto è lui lo commette e il castigo lo avrà. Però alla fine del libro, cosa che mi ha fatto dire wow, c'è anche un messaggio di speranza e di come la pena possa essere un mezzo attraverso il quale ci si mondi e ci possa ritornare noi integri a far parte della società con un messaggio di speranza e anche di amore. È un libro bellissimo di Dostoevskij. Io avevo letto Il giocatore, Fratelli Karamazov, vi prometto di leggere ancora libri suoi, come vorrei leggere Anna Karenina e come tutto il filone degli scrittori russi mi ha conquistato. Quindi una mia particolare classifica metto al primo posto di questa mia estate, di questo periodo di 8 libri, anzi no, 5. 325, 325 sono una decina di libri, penso di aver letto più o meno 8-9 libri, ora non mi ricordo molto bene. Sono del XXI secolo, La principessa del Burundi, Brahma, Città invisibile, Delitto e castigo, Stupore e tremore, Felici felici, Peregrino nero, Dopo il banchetto, quindi sono 9 libri, non per fare diciamo classifiche, però di fatto il mio preferito è stato Delitto e castigo. Mi ha impressionato molto Dracula di Bram Stoker, XXI secolo. Perché nero mi è piaciuta l'idea di come è stato scritto, è molto particolare. Quindi suggerisco a tutti i ragazzi di dare una chance a Delitto e Castigo e se volete un distopico moderno particolare, di dare un'occhiata al XXI secolo di Ivano Zarpi e poi Città invisibili di Dal Bambino Meraviglioso e Dracula di Bram Stoker per gli appassionati del genere. Stupore e tremori, Felici e felici e Dopo il banchetto lo consiglio, diciamo, a Dopo il banchetto per i cultori eventualmente di Mishima per continuare a comprendere un viaggio con l'autore. Per chi vuole leggere all'inizio Mishima, io credo che Possessione di una maschera e musica siano al momento i libri più indicati a partire con lui. Felici felici, una carrellata sull'amore, sull'introspezione psicologica. Stupore e tremori, forse è un libro che per iniziare a una tomba ho sbagliato, però è un libro che mi hanno prestato. Peregrino nero, libro molto carino, riguarda Napoli, un ambiente anche come la Camorra, hard-boiled, forte, qualche cazzotto nello stomaco, ma narrativamente ci sta. Beh, ragazzi, vi lascerò anche un link al canale di un autore che io amo, Andrea Cipin, che ha aperto un canale su YouTube in cui lui fa video e parla di tutto, dal punto di vista anche narrativo, e un autore che continuerò a approfondire, un autore di cui ho letto 3 libri e di cui anche ho parlato sia in questo mio canale che nel canale Letteratura della Notte, anche nel canale Libro e Martedì, sono 2 altri canali per cui io collaboro. Qualunque dubbio, perplessità, parere, contattatemi. Sicuramente sulla storia e sul Delitto e Castigo ci vorrebbero video di 150.000 ore e lezioni e approfondimenti, insieme con La vita in tempo di pace, Infinity Jest, Il ragazzo giusto e alcuni altri libri che ora non mi ricordo, sono libri che sono entrati nel mio Fratelli Karamazov, Guerra e Pace, sono libri questi che mi appartengono e che vorrei parlarvene per sempre. Se volete approfondimenti, no, tutto quello che volete, info, contattatemi e non ci sono, ci sono per sempre, ci sarò per voi. Ciao ragazzi.